Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare tranquillamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Per voi può essere una bischierata visto che spesso alle cose gratis non viene dato valore, ma per noi è importante crescere anche come iscritti. Incomincio il video con un grande ex del nostro calcio, del calcio italiano, ovvero sia con Paolo Maldini. Leggi qua, tribù. Marietto, leggi qua. Leggi qua, bandito. Con l'intervista a Maldini, il quale gli chiedono qual è la tifoseria più bella che ti è capitato di vedere e di stimare di più durante la carriera, Paolo. Mi prenderete per pazzo, risponde Maldini, ma a mio parere gli interisti e la loro amata Curva Nord sono insuperabili. Parlo in generale a livello di coreografie, di compattezza della tifoseria e di umanità. In tutti questi anni non ho mai visto dei tifosi migliori di quelli della Curva Nord dell'Inter. Sostengono la squadra fino alla fine. Farà piacere questa dichiarazione di Paolo Maldini ai tifosi del Milan, anche perché per come lo avete salutato, per come lo avete trattato, non vi sareste mai meritati voi un giocatore come Paolo Maldini. Quindi grande signore Paolo, complimenti per la tua onestà intellettuale. Incomincio il video dicendo una cosa, ragazzi, vedo molto nervosismo, io sono il primo rompicoglioni, molti di voi lo sanno, mi conoscono, ma nel video di stamattina ho anche detto che non sempre è tutto mulino bianco, ma non sempre è tutto nero e offuscato. Incomincio a sentire le prime critiche ad Optri, ma ragazzi, io qua vi capisco, perché comunque anch'io sto aspettando l'attaccante, perché poi sto aspettando il difensore. Sembrava che ci fossero 40 milioni per Buongiorno e questi 40 milioni per Buongiorno non sono mai esistiti, poi siamo passati ai 7 per Cabal, e questi 7 per Cabal dove sono? Ai 6 per Tesman, insomma, tutti i soldi, tutti gli acquisti che hanno, diciamo, descritto, ancora ad oggi non è arrivato nessuno, e questa è una squadra, vista anche l'età media molto alta, che necessita di rinforzi, soprattutto per le 70 partite che andremo ad affrontare, perché saranno 70 partite di tutte di alto livello. Per quello riguarda le critiche ad Optri, le capisco, però bisogna essere, anche lì, bisogna essere onesti, le trovo ingiuste sinceramente, le critiche ad Optri, perché bisognerebbe ricordare che il signor Zhang, lo chiamo Zhang perché se lo chiamo in cinese qualcuno se la prende a male, ma no, non lo chiamo Zhang perché te la prende a male, voglio cambiare, oggi lo chiamo il signor Zhang. Ritengo le critiche ad Optri ingiuste. Bisognerebbe ricordare a certi tifosi dell'Inter che il signor Zhang ha lasciato delle voragini. Ha lasciato delle voragini in termini di soldi, anche per quello che riguarda il mercato, perché tutti i riscatti se li è dovuti accollare Optri. Quindi bisogna anche ricordare che tra l'altro il signor Zhang ha potuto gestire l'Inter, ha potuto portare la seconda stella anche grazie ai soldi di Optri che gli hanno garantito la continuità aziendale, perché la continuità aziendale dell'Inter era garantita grazie ai soldi e al prestito di Optri. Bisogna essere onesti, poi a te ti garbo un giocatore, a me me ne garbo un altro, tutto quello che tu vuoi, ma bisogna essere onesti. Andiamo a Fondazione Identità Bianconera, che oggi mi hanno telefonato, mi hanno detto: Giuse, stanno lottando contro i mulini a vento. Io ripeto, ho conosciuto il loro responsabile legale, che saluto, ho avuto una chiacchierata di un'ora al telefono con lui, è una persona di tutto rispetto, ognuno è liberissimo di fare quello che vuole, io posso esprimere la mia opinione, altro non posso fare. Io gliel'ho detto anche a loro: a voi manca documentazione, state chiedendo cose che non esistono, ma gliel'ho detto anche a loro. Noi abbiamo la documentazione che attesta che l'Inter ha fatto tutto in regola, grazie ai ragazzi. Il riproporre la stessa domanda, ripeto, è un mio pensiero,
e rispetto tutto e tutti, perché ognuno è libero di fare quello che vuole e anche di dire quello che vuole. Viviamo in un paese libero, però poi dopo te ne prendi le responsabilità in qualsiasi cosa, intendo. Non sto parlando solo per quanto concerne l'esposto. Il mio pensiero quale potrebbe essere? No, quale potrebbe? Qual è lei il mio pensiero? Il mio pensiero è che secondo me quelli di Fondazione Identità Bianconera sono un po' in difficoltà davanti a tanti juventini che si erano illusi che l'Inter avesse fatto qualcosa fuori norma. Loro, richiedendo la stessa cosa che già gli hanno detto, gli hanno fatto capire, guarda che è tutto a posto, lo mettiamo da una parte, detto in toscano, ci accendiamo il camino con questa roba, loro la richiedono, forse, è una mia supposizione, non sto dicendo che è così, la richiedono anche per far vedere a chi si era illuso, dei tifosi juventini, che l'Inter si fosse mossa in maniera irregolare, fanno vedere anche di essere tenaci magari, quelli di Fondazione Identità Bianconera, di sicuro sono dei bravi professionisti. Ma per quello che posso dire io, secondo me quelli di Identità Bianconera stanno esagerando, perché ipotizzare il rifiuto oppure omissioni degli atti d'ufficio cambia, perché qui significa cominciare ad assumersi responsabilità precise, perché se te dici omissioni ad atti d'ufficio devi cominciare a prenderti delle responsabilità, perché stai accelerando. Però devo finire il discorso, calma. Ma facendo questo loro sono molto intelligenti, perché loro non dicono l'Inter è irregolare, come dice quel cialtrone che si pettina con la Simmental. Loro dicono, loro non accusano nessuno, loro dicono eventualmente non accusano nessuno, eventualmente che vuol dire? Eventualmente è un semplice avverbio che si usa per precisare che non è così certa la cosa. Eventualmente vuol dire semmai, casomai, qualora ci fossero le condizioni, stanno sempre, capito, su chi va là. Quelli di Fondazione Identità Bianconera non stanno accusando nessuno. E come lo concludono? Esposto, perché io ho letto, lo concludono in maniera molto intelligente e furba, perché sanno che si potrebbero bruciare, non sono degli stupidi questi. Lo concludono l'esposto dicendo: si riterrà libera di ulteriori iniziative, puntolini, puntolini, si riterrà libera di ulteriori iniziative. Non dicono presenteremo querela. Quindi c'è, cioè, alla fine è come sparare una pistolina d'acqua, cioè mi capisci? Perché a loro la risposta gliel'hanno già data, gliel'hanno fatto aprire tutte le salse. Secondo me, per rispetto dei loro, diciamo, fedeli, fanno vedere che continuano, che cosano, ma io l'ho detto anche a loro, personalmente a lui: state lottando contro il nulla, perché l'Inter, e io se lo dico non sono un pazzo, lo dico perché lo posso dire, perché lo posso dimostrare, grazie a documentazione che è costata, scaricata dalla Camera di Commercio di Hong Kong, documentazione scaricata dalla Camera di Commercio del Lussemburgo, state lottando contro il nulla, ve lo dico proprio in amicizia a Fondazione Identità Bianconera, e ve l'ho già detto anche di persona, e spero di avere il piacere di avervi in live. Io vi ho garantito un ambiente sereno, zero offese, vi tutelerei al massimo. State lottando contro il nulla, fidatevi. E secondo me così rischiate veramente di far arrabbiare qualcuno, perché ve l'hanno già detto che di illegale non c'è nulla. Capisco anche il vostro rispetto verso i vostri, chiamiamoli seguaci, ma state lottando contro il nulla. Ragazzi, poi, ripeto, io ieri nella chat degli esonerati, nella chat WhatsApp, ho detto una cosa, però bisogna notare che si stanno facendo male tutti i trentenni over 30, perché De Vrij, Taremi, Zielinski, a parte Zielinski ha avuto 2 anni tribolati a livello fisico, non può essere solamente un caso, non è solo un discorso di cambio di preparazione, quindi bisogna stare attenti. Però vorrei capire se c'erano questi soldi per il difensore un mese fa, questi soldi ci sono, non ci sono,
Octree li vuole spendere, Octree non li vuole spendere, perché ok cristallizzare la rosa, però qui bisogna fare mano d'opera, bisogna manutentare questa squadra, perché se non la manutenti, ragazzi, è molto molto rischioso, perché non sempre ti va bene. E soprattutto i due davanti devono garantire la quantità di partite che hanno garantito l'anno scorso, perché la Gazzetta dello Sport, perché quando lo dice Giuse poi qualcuno si incazza, la Gazzetta dello Sport, no, stamattina cosa scrive? Una cosa io ho detto 40 volte, ma che non serviva un genio per capirla o per dirla: dietro la Tula c'è il vuoto, ma non c'è il vuoto solo dietro la Tula, c'è il vuoto anche in difesa. Attenzione, perché lo stesso Bissek è fortissimo sulla fascia, ma ha delle disattenzioni difensive, e secondo me non è pronto per fare centrale. Io lo vedo braccetto, con libertà di spingere, con uno dietro, tipo come era Darmian l'anno scorso, che gli copre le spalle. Poi ragazzo è forte, sta migliorando, migliorerà anche in fase difensiva, ma ad oggi a noi serve uno forte sull'uomo, serve un attaccante forte davanti che sia quasi a livello dei titolari, e serve uno che possa dare una mano a Dumfries che si possa alternare con lui. Quindi servirebbero tre giocatori. Oggi, 8 d'agosto, è passata mezza giornata, domani lei 9, il campionato incomincia, serve gente subito pronta, vediamo quello che succede. Sono curioso, sono in fibrillazione come voi. Ciao Inter!